tu, uomo, senza la donna, cosa faresti? I vestiti sgualciti ti metteresti, le scarpe pulite e lucidate, ma senza la donna le avresti gettate. La camicia pulita, bella, stirata, un piacere indossarla così profumata. La colazione, il pranzo, la cena, ma senza la donna sarebbe una pena. Il ristorante, la trattoria, se lo fai ogni giorno i soldi van via. Il bagno pulito, il salone è perfetto, sistemata pure la stanza da letto. Il giardino potato, tutto annaffiato, anche il garage ti ha sistemato. La casa è ordinata, tutta pulita, ma senza la donna sarebbe finita. Qualche volta lei grida e ne ha pur diritto. Dovresti aiutarla a stare un po' zitto. Lo so, qualche volta si perde pazienza, ma si usa il cervello, non la violenza. Quando si arrabbia è sempre una pazza, ti arrabbia anche tu, ma non prendere la mazza. Ricordati sempre che si usa la bocca, ma con la mazza lei non si tocca. La donna perfetta è difficile trovarla, ma non è giusta causa che tu debba ammazzarla. E l'uomo perfetto non è mai esistito. E la donna non l'ha sfiorato neanche con un dito. Se picchi una donna ti senti potente per il gesto che hai fatto, sei solo un perdente. Se qualche volta con l'alcol lo hai esagerato, picchia la tua testa sul cemento armato. La donna si picchia, ma solo col cuore, dandole tanto, ma tanto amore. Si riempie di baci, si sfiora col fiore e vedrai anche lei ti darà il suo cuore. Infine io dico, chi picchia una donna per tutta la vita deve avere vergogna. Viva la donna. Viva la donna. Donne, chi vi maltratta non vi merita. Mandateli a fanculo. Scusa.